Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Big Bang. Ci siamo ragazzi, finalmente sulla patch in italiano di Inazuma Eleven Go Galaxy. Finalmente sono su Citra. Magari vi metterò anche un link in descrizione di come l'ho scaricato. Vi metterò naturalmente il link anche del forum e quello scaricato che hanno realizzato la traduzione, quindi ci sarà assolutamente tutta quella parte ragazzi di ringraziamento a chi ha fornito questa patch in italiano. Intanto io che sono madrelingua giapponese, come sapete, metto questo U, sono sicuro che questo è un U, sono sicurissimo che la lettera mi sta a significare U. Però ragazzi, beh, questa è un'opera di fantasia, lo sappiamo. Dopo aver portato luce e Chrono Stones, finalmente sul mio canale troveremo anche Galaxy in italiano. Ho scelto Big Bang, uno vale l'altro, Big Bang Supernova. Ma finalmente ci siamo e sono in italiano. Ragazzi, non vedevo l'ora. Vediamoci, gustiamoci questa clip. Mamma mia ragazzi, che hype! Che hype! Mamma mia. Ragazzi, mi piace, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i prossimi episodi, sarà una guida a tutti gli effetti, farò il gameplay qui sul canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace per supportare e commentatemi anche con le vostre impressioni, voglio carichi. Mamma mia ragazzi, che tensione già subito. Bellissima la qualità tra l'altro. Ragazzi, finché loro leggono con la loro voce non leggo i dialoghi, poi quando saranno tra virgolette muti leggerò io. Questo personaggino ragazzi così. Tanto sarà proprio una guida, un let's play. Che non ho mai giocato a Galaxy, quindi sarà proprio una novità. Che figata, che figata. Arion, JP, Victor. Fa il modesto Arion, dai, diciamolo che fa il finto modesto. Povero JP. JP invece sembra più sicuro di essere scelto. Bellissimi. E questo è un discorso che posso un po' ampliare a tutti noi. Cioè, abbiamo fatto Luce, abbiamo fatto Chrono Stones e finalmente abbiamo Galaxy. Grazie ai ragazzi di Geniv. In questo caso metterò tutto in descrizione. Andiamo a parlare con gli altri. Mamma mia ragazzi, che tensione. Poi tanti di quei personaggi che abbiamo magari già visto. Parla con tutti i capitani delle squadre. Che bello sono. Guardate com'è fluido il gioco ragazzi. Com'è fluido, è bellissimo. È bellissimissimissimo ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi e non perdetevi questa serie, perché sono sicuro che ne vedremo delle belle. Quindi parliamo. Parliamo con tutti questi personaggini. Njord. Se qualcuno della PAI dovesse essere scelto, sarebbe sicuro me. Mostrerò al mondo il mio potere. Football Frontier versione 2, International, come si chiamava? Virtual 2? Boh, lo sapete voi? L'avevo letto prima. Fino alla mia assunzione o come si dice, promozione, diciamo che sarebbe contento di farcela. Bailong, ragazzi, Bailong, sua prima partecipazione. Sol, nato e cresciuto in Giappone, non vedo l'ora di combattere contro il mondo intero. Mamma mia ragazzi, qua abbiamo Quentin. Se qualcuno deve essere rappresentato per il Giappone, ci sono i componenti della Dragon Link, soprattutto me. Grandissimo. Mamma mia ragazzi, Monte Olimpo, quanti personaggi, tutti in un unico gioco. Questo è anche il bello di Galaxy in realtà. Tantissimi personaggi, tutti all'interno di un gioco. Mamma mia ragazzi, sono assolutamente contento e emozionato. Si parla della Kirkwood. È uscito qualcuno? Attenzione, forse sappiamo i risultati. Poi vi ricordo che è la prima volta per me che gioco a Galaxy. Magari qualcuno di voi l'ha già visto in giapponese, ho giocato in giapponese, per me invece è la prima volta in assoluto. Quindi
Sono molto molto emozionato. E chissà chi è questo personaggio. Astero Black. Solo 11 giocatori. Sono pochi, sono molto pochi. Quanto parlano questi? La nuova Inazuma Japan, capitolo 1. Ma non ho capito perché sono 11 giocatori, ma va bene così. Va bene così. Ok, arriva l'elenco. Arion, ti è subito. Il capitano, va bene. Anche Riccardo. Diciamo il capitano della Raymond, vecchia. Victor Blade, che non gioisce niente. Giusto così. Comincia ad avere strizzetta. Falco! Falco Flashman! E chi sarà mai questo Falco Flashman? Cherry's Blossom! E chi sarà mai questo Cherry's Blossom? Perché non li conosco questi personaggi nuovi, ragazzi. Buddy Fury. Zippy Lermer. Attenzione! Incredibile! Frank Foreman. Trina Verdure. Verdure, detto verdure. Kenan Sharp. Terry Archibald. Ragazzi, JP sarà rimasto di... Cioè, JP, poverino. Povero JP. Morale a terra. Incredibilmente. Anche Aitor, tutti gli altri. Mi spiace un po' per loro, naturalmente, ma sono sicuro che ci affezioneremo anche ai nuovi personaggi. Io vi invito ancora, ragazzi, a mettere like, che se avete un bel po' di supporto vi porto molto presto alla seconda parte, mi raccomando. E soprattutto vi porterò anche il video come l'ho scaricata e tutte le altre specifiche, quindi mi raccomando, lasciate il supporto. La nuova Inazuma Japan. Ma che belle clip, poi. Un membro, uno solo, c'è la squadra, va bene, ok. Uno alla volta, giusto, prendiamoci con calma, giusto così. あいつらが代表選手じゃと?ライモン以外の8人は誰なんでしユージーン、ょすごめん、僕、スペランス、うろ覚えのない連中だな。マイクル、何で parliamo? ん?選ばれた選手の中には公式試合のデータ確かに。これジョはどン・う見マッますソか?ン。解説の 松ジョン・井さん。マッソン、ミスターシンパンティブ・ペルノム。ペ海チャス・テ外でロー・オッ実サ、ラガッ績ツ。のある黒岩監督が見出した選手たちですからね。知られていないながらも、きっと素晴らしい力の持ち主なのでしょち、フィディアモ、ディクスト・ブラック。ブラック、モルト・シミラ、ダーク、ま、エナ・ソポジツィオネ、エソロ・ナ・ソポジツィオネ。Sono il secondo allenatore della Inazuma Japan, Conroy. Oh! Beh! Conrad, Conroy, siamo lì! Signor Funaki, piacere. È un piacere conoscere. È un piacere mio, siamo quasi omonimi. Per noi è un onore. Non penso di dovermelo ricordare, ma da questo momento in poi il vostro obiettivo sarà il mondo intero. Il mondo intero. Interessante. Per prima cosa mostreremo tutti la forza della nuova Inazuma Japan. Potrà sembrare un affrettato, ma faremo una pretera esibizione. Davvero all'improvviso. Così, su due piedi. Almeno in questo modo potremo conoscere qualcosa di più su questi giocatori. Giusto? Giusto? La partita inizierà tra 10 minuti. Mettetevi l'uniforme e tornate qua. Sì! Raga, che inizio scoppiettante. È incredibile! L'allenatore Black ha dichiarato che ci sarà una partita d'esibizione. Non vedo l'ora di osservare cosa l'Inazuma Japan può mostrarci in questa partita. La partita inizierà tra 10 minuti, rimanete tutti seduti. Chester Horse che chiude le rime, è bellissimo, come sono bellissime le divise. Troppa roba, ragazzi, oh mio Dio, so. Questo è l'uniforme dell'Inazuma Japan, siamo diventati rappresentanti del Giappone. Tuttavia, non abbiamo neanche sentito nominare quegli altri. Non conosciamo nulla delle loro abilità o peculiarità. Sapranno giocare bene? Sono sicuro che siano dei forti giocatori, nascosti che semplicemente non conoscevamo. Non vedo l'ora di vedere cosa sapranno fare. Non li vedo convinti, eh. Arion ovviamente è sempre il solito che... Anche troppo convinto e contento. Ma gli altri ragazzi, questa verdura, questo passato di verdure, lasciamelo dire. Cioè... La partita che commemorerà la nascita della nuova Inazuma Japan sta per iniziare. Ora bra! Ora bra!
Giusto, perché tra l'altro Orso è bellissimo. È bello anche avere le voci originali giapponesi, perché oh, la Royal. No raga, con la musica della Royal. Ma lui? È lui o non è lui? Ma certo che è lui. Giù allenatore. Il signor Black. Diciamo che E questa, chi è? Chi è, ragazzi? Io, cioè, sono emozionato perché, vi ho detto, ho giocato a Go 2, che sarebbe con lo Stone. Adesso Galaxy per me è tutta una novità. E no, che non devono essere sottovalutati. E non devono essere sottovalutati, no. Sentiamo Riccardo, cosa ci dice. So che ci siamo appena conosciuti, ma se vogliamo dobbiamo cooperare. Dobbiamo vincere. Voglio che tutti lavorino insieme per arrivare alla vittoria. Questi personaggi misteriosi. Ragazzi, che hype, che hype. Ok, penso che siamo pronti per la partita. Un gioco contro la Royal Academy. Io vedrei proprio un secondo velocissimo il menu. Eccolo qua, ragazzi. Amici, vediamo subito che abbiamo che con chi abbiamo a che fare. Arion Sherwind, Riccardo Di Rigo, Victor Blade, Terry Archibald. Così faccio dare anche un po' le statistiche. Se volete farmi immagine, ci siamo. Trina Verdure, che per me sarà sempre verdure. Poi mi dite anche delle pronunce, quali sono giuste. Keenan Sharp, Zimmy Lermer, Frank Foreman, Buddy Fury, Cherry's Blossom e Falco Flashman. Falco Flashman e Buddy Fury sono già bellissimi. Poi provo già una simpatia per la signora Verdure, ma è qualcosa di che va oltre. Ma va bene così, va bene così. Ragazzi, io ci proverei. Giochiamo contro la rappresentativa della Royal e vediamo di cosa siamo capaci. Magari iniziamo la partita e vediamo poi di completarla. Se vedo abbastanza supporto nella prossima parte. Ok, Terry deve giocare in porta. Io lo terrò in porta perché è un portiere, quindi sai com'è. Poi la formazione ve la faccio un attimo vedere, con Victor e Falco in attacco e Arion nella trequartista. Il modulo è il fulmine, quello che abbiamo conosciuto come Raymond con lo Stone. E raga, ci siamo, allenatore Black. Io sono emozionatissimo. Prima dell'inizio della partita dobbiamo spiegare una nuova regola appena introdotta. Eccoci. Nel Football Frontier V2 l'uso degli spiriti guerrieri è proibito. Oh, mi piace, mi piace. Troppo lento poi, se no. Ciò che vogliamo vedere qui, anziché quel potere che già conosciamo, sono basilari capacità tecniche e calcistiche. Mi piace, mi piace. Ciò significa che si giocherà solo con il classico calcio. Mi chiedo come questa nuova regola influirà sulle mosse dei giocatori. A me sta un sacco bene. Questo significa che gli spiriti guerrieri non possono essere evocati e si posare l'armatura. Bello. In certo senso sembra giusto, vero? Questo è quanto. Axel. Non è Alex, ma Axel, giustamente. Limitando le proprie abilità, i giocatori possono scoprire nuove possibilità. Questa è la regola che hai imposto tu, Another Black. Black, black. Mamma mia, ragazzi. Loro giova Japan contro la Royal Academy. Calcio d'inizio. Ci siamo, ragazzi, il supporto, mi raccomando, il supporto. Sono emozionatissimo. Imponiamo lo stile con stile, come al solito. Che bella grafica, poi. Tanto loro hanno due livelli in più. Arbitro, ecco. Inazuma Japan. Eccoci qua, contro la Royal Academy. Andiamo, sto giocando all'emulatore, come potete immaginare. Sto giocando alla Citra. Dirò poi, se state aggiornati sul canale, iscrivetevi per vedere come ho scaricato e tutto. Attenzione, non voglio questi rallentamenti. Con questa partita proprio adesso sarebbe in grado di vedere la loro forza. Non vedo l'ora. A commentare Chester Horse. Questa è la prima volta che assistiamo ad una partita del Giappone. Buon atto di poterla commentare insieme a te. Addirittura adesso cominciano un po' le leccate i piedi. Allenatore Black, fatto un'occhiata ai dati dei giocatori. Perché li hai scelti? Questi rallentamenti poi vedo di sistemarli. Per me è anche una novità Citra, quindi non vi preoccupate per quello. Adesso, tra, diciamo, l'intervallo fra la prima e la prossima parte, avrò tutto il tempo di guardare i vostri commenti e di sistemare alcune cose. Lo sfondo penso siano male così, ma non ci interessa. Inazuma Japan, mostratemi quanto siete forti. Vediamo subito, ragazzi. Mamma mia, che bello, che bello. Arion, prova a dribblare. Sì. Ok, c'è un po' tutorial, ma noi ormai ci siamo. Facciamo dribblare Arion.